Kate Middleton viene descritta come una madre tenera e affettuosa, ma in casa i figli devono rispettare una regola precisa. Difficile immaginarsela come un severo generale. Anzi, secondo la stampa inglese, la principessa Kate e suo marito William litigano proprio perché lei vorrebbe per i figli un'educazione meno rigida. Per esempio, è noto che la principessa abbia già espresso il desiderio di evitare loro di frequentare la scuola, dall'impostazione quasi militare, che a suo tempo frequentò William. Per il resto, George, Charlotte e il piccolo Louis non sono bambini come gli altri, e Kate Middleton sa benissimo che sono chiamati ad affrontare un percorso educativo speciale. Devono imparare il prima possibile tutte le regole imposte dal protocollo reale. Ma in occasione della scoperta della propria malattia, la principessa Kate avrebbe deciso di essere molto più permissiva con i piccoli. Da brava mamma, ha dimostrato di voler mettere il bene dei figli al di sopra di tutto. Per proteggerli, ha dunque deciso di concedere loro molte attenzioni e di essere un po' meno esigente. Anche William ha capito che era il caso di non pretendere troppo da loro. E, infatti, i piccoli sono stati tenuti per un po' lontani dalla vita istituzionale. In generale, non abbiamo a disposizione molti elementi per capire quanto Kate possa essere severa come madre. In varie occasioni, però, la principessa ha affermato di voler dare ai figli un'infanzia il più normal possibile. Il Sun ha però recentemente svelato un retroscena su una regola che Kate e suo marito William sono soliti imporre a casa ai tre figli. La regola di comportamento imposta da Kate ai figli, vietate le trasgressioni. Una regola domestica ferrea, cui i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, devono attenersi senza fare molte storie. Secondo una fonte anonima del Sun, in casa, i tre principini devono osservare poche, chiare prescrizioni. Ma c'è una regola su tutte che Kate non vuole sia mai trasgredita. Quale? In casa è vietato alzare la voce, strillare, lanciare urla di gioia o di disperazione. La fonte ha detto al Sun, urlare è assolutamente off limits per i bambini. Qualsiasi accenno di urla l'uno contro l'altro viene per questo represso. Insomma, scatta la punizione. Ma Kate non crede nel metodo del vai in camera tua. Per educare i figli, a quanto pare, la principessa ha adottato un altro metodo. Appena uno dei bimbi disubbidisce o combina un pasticcio scatta la chiacchierata sul divano. Il bambino cattivo viene portato via dalla scena della lite o delle urla, ha raccontato la fonte al Sun. I principi si siedono con il bimbo sul divano e si comincia a parlare con calma. Di solito a farlo è Kate. Le cose vengono spiegate chiaramente. E vengono poi delineate le conseguenze. Quindi, a casa dei principi del Galles non ci si urla mai contro, neanche quando bisogna sgridare.